amici e bentornati sul nostro canale dove tutto è possibile senza glutine e senza latticini. Io sono Diana e insieme ad Alessio proponiamo ogni settimana ricette semplici per uno stile di vita sano e alla portata di tutti. Oggi andiamo a preparare una torta che sta facendo impazzire il mondo. Attenzione, lo so cosa pensate, ma Diana, siamo ancora ad agosto, fa caldissimo e tu ci fai una torta? Aspettate, perché non sarà cotta in forno ma la faremo in padella. La prima volta che ho visto questa torta ho subito detto: la devo fare assolutamente in versione senza glutine e senza latticini, e quindi oggi siamo qui, la faremo insieme, così anche adesso in estate possiamo gustarci una torta a colazione. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, cliccate sul pulsante qui sotto su iscriviti. Come sempre ci date una mano enorme a crescere e a divulgare le nostre ricette. Condividete anche il video e lasciateci un mi piace, e se non ci seguite ancora su Instagram fatelo subito, ci chiamiamo Diana e Alessio, e anche lì condividiamo un sacco di dietro le quinte, ricette, consigli e tante cose utili, quindi seguiteci. Cosa che dobbiamo fare per questa torta è una crema pasticcera semplicissima con pochi ingredienti, quindi prendiamo una ciotola e la nostra farina. Io sto utilizzando in questo caso la farina di amaranto, ma va bene anche quella di quinoa o un'altra farina che potete e volete usare. Qui abbiamo 50 grammi e quindi la mettiamo subito nella ciotola. Ora aggiungiamo 400 g di latte di soia, va bene anche quello di mandorle, e lo aggiungiamo gradualmente mescolando con la frusta per sciogliere i grumi della farina. Ora uniamo 60 g di zucchero grezzo di barbabietola. Aromatizziamo con della scorza di limone. E infine aggiungiamo 2 uova. Ora versiamo il composto in una casseruola e ora la portiamo sul fornello per farla addensare. Quando la crema sarà pronta, la spostiamo su un piatto per farla raffreddare. Ora siamo pronti per preparare l'impasto per la torta. In una ciotola mettiamo 2 uova intere, 80 g di zucchero grezzo di barbabietola e cominciamo a montare con le fruste fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Ci vorranno circa 3 minuti. A questo punto setacciamo anche 20 g di cacao amaro e mescoliamo delicatamente con la spatola. Uniamo anche 80 g di farina di amaranto e continuiamo a mescolare. E infine aggiungiamo 20 g di olio. Potete usare l'olio che preferite, di girasole o di vinacciolo. Io consiglio di utilizzare un olio neutro. Infine aggiungiamo anche 10 g di lievito per dolci, lo setacciamo e mescoliamo il tutto. A questo punto prendiamo una padella dal diametro di 22 cm, ma va bene anche una da 24 cm. L'importante è che non sia più grande, altrimenti la torta verrà troppo bassa. Dopodiché appoggiamo nella padella un foglio di carta da forno bagnato e strizzato e distribuiamo all'interno il nostro composto. Ora prendiamo la crema pasticcera e la inseriamo in una sac à poche. Dopodiché decoriamo la nostra torta con delle strisce.
Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non nego che stavo sudando parecchio mentre facevo queste decorazioni con la crema. Speriamo bene, adesso la portiamo sul fornello e la cuociamo. Allora, siamo pronti per il risultato finale? Vediamo un po'. Allora, diciamo che ha lievitato un bel po' e quindi gonfiandosi le strisce sono completamente scomparse, quindi le ritroveremo dentro poi quando taglieremo la torta, ma volendo con la crema pasticcera avanzata possiamo disegnare poi delle strisce se vogliamo, altrimenti lasciamo così com'è. E ora la capovolgiamo su un piatto. E ora sono pronta per la prova assaggio. Vediamo. Wow. Devo dire che è veramente buona. Sofficissima. Guardate, la farina di amaranto, cioè il suo sapore, non si sente nemmeno. Se magari avete timore di una farina che non vi piace molto, vi assicuro che qui non si sente per niente, dovete solo provare a farla e vi ringrazierete. Ovviamente questa torta potete cuocerla anche nel forno se non volete usare la padella e io ve la straconsiglio perché è buonissima, è soffice, praticamente si scioglie in bocca e l'accoppiamento con la crema pasticcera in questo modo è veramente una delizia. Io spero che questa torta vi sia piaciuta e che la proverete e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci mi piace a questo video e mi raccomando trovateci anche su Instagram, siamo Diana e Alessio, mi raccomando supportateci anche lì e ci vediamo nel prossimo video, ciao!